Amici di Unibet, quarta giornata dell'ultima prova del Grand Slam da Flushing Meadows, New York. Una giornata interessante che propone dei match sicuramente lottati e su quali vale la pena porre la nostra attenzione. In campo femminile, sicuramente il match clou, quello che vede di fronte sull'Altura Stadium ad aprire la sessione diurna. Il match tra la Shafalova e l'Halep. La Shafalova è la giocatrice più forte non compresa tra le teste di serie, proprio per questo è un po' la mina vagante del torneo, è data a 4,70 contro l'Halep e sicuramente un pensierino bisogna farlo. Ci saranno in campo anche due giocatori italiani, anzi tre giocatori italiani. Giannessi opposto a Wawrinka non c'è quota, è dato a 15 Giannessi, ma lasciamo perdere. Un po' lo stesso discorso per Lorenzi contro Simone, che sicuramente ha più chance, però Simone è il classico giocatore che difficilmente perde da uno più debole di lui, e in questo caso sicuramente non possiamo considerare Lorenzi più forte. Poi non parte con i favori del pronostico Fognini contro David Ferrer, perché ci ha sempre perso sostanzialmente in carriera, un po' la sua bestia nera, ma anche perché è sempre stato più forte, più continuo, più regolare di lui. Non c'è più quel David Ferrer, è sicuramente in una fase calante della sua carriera e quindi c'è la possibilità davvero concreta di Fognini, se ritroverà il suo miglior tennis, di vincere questa partita e ha una quota interessante sopra i 2,50, sicuramente da tenere in grande considerazione. Per quanto riguarda altri match e possibili sorprese, beh, io personalmente consiglio Steve Johnson contro Juan Martín del Potro. Del Potro è dato decisamente favorito, con Johnson a 3,70, però Del Potro ogni volta mi dà la sensazione di fare molta fatica fisica, di doversi sempre aggrappare a servizio e dritto perché col rovescio comunque non riesce a spingere granché. Johnson è carico, un po' di tensione la sentirà. Anche perché lui ha detto, si è un po' lamentato del fatto che sia stata data una wild card a Del Potro e non a un giovane americano, dicendo che poi magari Del Potro avrebbe in qualche modo potuto eliminare uno dei giocatori americani se l'è un po' tirata, ma lui ha davvero la chance per portare a casa un match importante. Poi giocano anche Murray e Serena, su queste non c'è quota che tenga. E poi c'è questo Shardy Dimitrov. Non è tanto per la partita in sé, perché secondo me Dimitrov la porta a casa, ma in generale il bulgaro, su cui tanti di noi ancora sperano perché gioca un tennis meraviglioso, sembra in condizioni migliori rispetto a quanto non fosse qualche mese fa. Quindi non solo è favorito contro Shardy, ma è da tenere d'occhio anche nei turni successivi contro giocatori ancora più importanti, perché veramente è un giocatore di cui il tennis, tra l'altro, sente sempre più il bisogno, un giocatore del tennis classico, lo ricordiamo, era non a caso chiamato The Baby Federer. Comunque domani ci aspetta grande spettacolo e speriamo che gli azzurri, sai, anche una sola vittoria su tre sarebbe sicuramente un buon bottino da portare a casa. Sarà comunque grande spettacolo dall'Arthur Ashe Stadium, che per la prima volta ieri ha chiuso il tetto nella partita tra Seppi e Nadal, e come d'altronde dice l'hashtag di Unibet, puoi scommetterci.